Domani riprende il campionato dopo quello che è successo, dopo la sospensione a causa del tifoso ucciso a Genova. È una ripresa così col cuore in gola, si spera che la gente abbia capito e che certe cose non si ripetano più. Intanto sono state varate numerosi provvedimenti per quanto riguarda sia il governo sia il governo del calcio per fronteggiare la situazione. Per quanto riguarda la legge normale, la legge non sportiva, c'è da dire che sono vietati i rapporti con i club dei tifosi da parte delle società di calcio, quindi niente biglietti, niente possibilità di accesso a prezzi così di favore, niente striscioni offensivi, saranno responsabili le società. Ci sono delle pene piuttosto gravi che arrivano persino al sequestro dell'incasso. Per quanto riguarda invece la legge sportiva ci sono delle novità, o meglio, sono state accentuate e introdotte delle innovazioni per quanto concerne le leggi sportive. Il quarto uomo, cioè l'arbitro che sta diciamo, in panchina normalmente, dovrà essere più attivo a segnalare tutti i casi di violenza che non vengono visti dall'arbitro e due guardalinee, vale a dire. E inoltre verranno utilizzate le immagini televisive per quanto concerne i fatti di violenza, vale a dire se qualcosa sfugge, è già successo in passato, soltanto però per lo scambio di persona. In occasione di una partita dell'Inter era stato scambiato, squalificato un giocatore che non c'entrava, ma questa volta se la telecamera vede qualcosa per quanto riguarda la Serie A e B, che non va bene, qualche colpo proibito non visto dall'arbitro e da guardaline, il giocatore verrà squalificato in base alla testimonianza della televisione. Inoltre, tra le pene che sono state previste in caso di incidenti, c'è anche quella della possibilità di giocare a porte chiuse le partite. È un provvedimento piuttosto discutibile perché tante volte non dipende dalla società, ma le società debbono attivarsi per evitare che questi facinorosi entrino allo stadio. Dovranno rinunciare cioè alla vendita di un certo numero di biglietti di certi gruppi di tifosi tenendoli fuori dello stadio. Poi ci sarà un aggravamento delle pene per quanto riguarda le dichiarazioni dei giocatori, dei tecnici, dei dirigenti, cioè non sarà possibile più dire l'arbitro ha sbagliato, sì sarà possibile, però le pene saranno più gravi. Qualsiasi gesto sul campo che possa eccitare la folla verrà punito in maniera più severa, quindi punizioni ancora più pesanti, e coloro i quali saranno squalificati potranno in certi casi essere esclusi anche dalla presenza delle partite successive, cioè se un giocatore è squalificato per motivi gravi non potrà più andare allo stadio. Questo è un po' in sintesi quello che è successo. Bene, io a questo punto come vedete la situazione sta cambiando, vedremo già da domani che cosa succederà sui campi di gioco, speriamo che tutti stiano così tranquilli. E passiamo alle coppe. Il Milan ha vinto la Supercoppa europea battendo l'Arsenal per 2-0. Il Milan aveva già vinto due volte questa manifestazione, aveva battuto la Sampdoria una volta e il Barcellona. La Juventus aveva conquistato la Supercoppa battendo il Liverpool e il Parma l'aveva conquistato battendo il Milan in un'altra circostanza. Quindi Milan vittorioso contro gli inglesi dell'Arsenal. Vediamo questo commento di Marco Civoli. Non c'è Maldini nel Milan, Milan che gioca in tenuta gialla, Arsenal che si presenta in pratica con la stessa inquadratura della partita di andata. Massaro in grande spolvero sua questa conclusione dopo 7 minuti. Poi c'è Savicevic attaccato da Schwarz e osservate che cosa combina l'Arsenal sul rinvio di Simon Hartson, 18 anni, riesce a dribblare Baresi e poi a cercare la porta di Rossi. Una partita con discreto ritmo, molto pressing a centrocampo, Milan che comunque prova ripetutamente la conclusione. Qui è Boban fra i migliori della squadra, soprattutto nella prima frazione di gioco, il suo sinistro, il collo pieno, che esce non molto lontano dalla porta di
Seaman. Ancora Boban va a puntare Adams, il nazionale inglese, poi cerca Seaman, la risposta del portiere dell'Arsenal. È forse l'unica opportunità per gli inglesi nel primo tempo, il cross di Winterburn. Wright controlla in area, conclusione ravvicinata. E osservate come il Milan va in gol, tre passaggi, Donadoni, Massaro, parte Boban in posizione centrale, inutilmente lo attacca Schwarz, il gol dell'1-0 dopo 40 minuti nel corso del primo tempo. Festeggiato così il croato, rivediamo, osservate Schwarz che prova ad attaccare Boban, il croato va comunque a segno. Siamo in chiusura di prima frazione, Savicevic ancora per Boban, particolarmente ispirato. E ora con le immagini all'inizio del secondo tempo, un cappello comunque tranquillo visto l'andamento della partita. Quindicesimo, l'Arsenal va in gol, cross di Schwarz dall'angolo, stacca Bold, poi c'è Hartson che si getta su Costa Curta, segna Wright, ma l'arbitro Krug annulla. Savicevic sull'altro fronte, la deviazione di Seaman e attenzione al gol dei rossoneri. Savicevic va a pescare il centravanti Massaro, grande stacco del 34enne attaccante rossonero, festeggiatissimo dai compagni. Osservate la precisione nello stacco di Massaro, va più in alto di Dixon ed è il gol del 2-0. Siamo ormai in chiusura di partita, non c'è stato molto da dire e da vedere in questo secondo tempo. La conclusione di Desailly e poi il Milan che conquista la sua terza Supercoppa europea, 89-90-95. Sono 13 i trofei internazionali per la società rossonera e si rivedono anche i tifosi. Siete partiti un pochino freddini, un po' come il pubblico che non ha collaborato per tutto il primo tempo. Ci sono stati degli assestamenti in campo, diciamo, ce li vuoi precisare? Sì, eravamo partiti con Savicevic e Massaro, due punte centrali sui loro difensori centrali, poi abbiamo cambiato soprattutto la posizione di Boban perché mi ero accorto che Schwarz era l'uomo che faceva girare la squadra e gli ho messo un uomo che creasse dei problemi soprattutto attaccandolo andando in profondità e credo che sia stata la mossa vincente. Nella realtà la partita è cambiata, poi senza contare che il gol molto bello è venuto proprio da Boban. Sì, Boban è quello che ha fatto in quella posizione la differenza, ha creato problemi agli avversari ma soprattutto è stato un grosso punto di riferimento per noi. Ecco, la squadra come l'hai vista, non è diciamo la conquista della Coppa dei Campioni come quella di Atene, però è sempre un trofeo importante. È un trofeo sempre molto importante, io ho detto che era il quarto, quando si parte all'inizio dell'anno si mettono gli ordini di preferenza delle varie competizioni a cui si partecipa, questa era la quarta, però quando è vinta è un trofeo molto importante, non dimenticando che per poter giocare questa competizione bisogna vincere la Coppa dei Campioni, quindi non è molto facile giocarsi questa Supercoppa. Ecco, sul 2-0 la partita si è chiusa, però diciamo che c'era il rischio sull'1-0 di essere agguantati, di passare completamente la mano. Ma noi abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita già nel primo tempo, di andare sul 2-0, non ci siamo riusciti. E poi la pericolosità che conoscevamo nei calci piazzati, nei calci d'angolo da parte di questa squadra, visto che hanno dei giocatori molto alti, esisteva e ci hanno segnato una rete che l'arbitro ha annullato. C'è stato un fatto, diciamo, nuovo, una realtà nuova. All'inizio della partita sembrava dovesse contare di più l'atteggiamento del pubblico che non quello che realmente sarebbe successo sul campo di gioco. Che commento puoi fare sull'atteggiamento dei tifosi? Ma io credo che abbia visto quest'oggi una bellissima partita in campo, decisa, grintosa, combattuta pallone su pallone. E sugli spalti i tifosi inglesi splendidi, come sono stati splendidi i nostri tifosi nella ripresa quando ci hanno incitato, soprattutto i ragazzi della curva. Questo deve essere proprio l'esempio a cui dobbiamo mirare tutti quanti per poter portare il calcio di nuovo a quei livelli di sportività che apprezziamo molto. Bober, complimenti, hai aperto le marcature con un gol tra l'altro molto bello in mezzo a tre avversari, aspettando anche l'uscita del portiere, veramente un gol da Supercoppa, no? Sì, un gol importante, soprattutto perché ci ha permesso dopo di giocare più tranquilli. Abbiamo dimostrato di essere ancora la grande squadra che può battere chiunque. L'atteggiamento del pubblico, vi siete accorti che nel primo tempo non c'era incoraggiamento, non c'era coreografia, tutto nel secondo tempo? Certo, è una cosa strana, fa pensare, ci ha fatto ricordare un po' i fatti avvenuti in questi ultimi tempi e soprattutto vedere una finale senza il nostro tifo per un tempo, come ho già detto, ci ha fatto pensare, però quando si entra in campo poi si pensa esclusivamente alla partita.
Ed eccoci al campionato, seconda giornata di ritorno, come vi ho detto sabato scorso. Slitta di una giornata il campionato, vale a dire la seconda si gioca domani, la terza la domenica successiva e quindi finirà con una settimana di ritardo. Il campionato finirà il 4 giugno. Vediamo insieme le partite, gli arbitri e le ultime notizie. 19esima giornata di campionato, Bari-Juventus, arbitro Beschin di Legnago. All'andata finì 2-0 per la Juventus, qualificato il bianconero Di Livio. Bianconeri ancora senza Baggio, mentre sono incerti Vialli, che comunque sembra che ce la farà, e il tedesco Köhler, che invece verrà sostituito da Porrini. Nel Bari Gautieri o Alessi, Montanari o Mangone, sono questi i dubbi di Materazzi. Brescia-Foggia, arbitro Stafoggia di Pesaro, all'andata 3-1 per il Foggia, squalificati Bonetti del Brescia, Mancini e Di Biagio del Foggia. Tra i lombardi in progresso il portoghese Cadete, che quindi dovrebbe giocare, i pugliesi anche senza Nicoli, quindi è una formazione di emergenza quella rossonera. Fiorentina-Genoa, arbitro Trentalange di Torino, andata 1-1, squalificato il Viola Baiano. Forse andrà in campo Flachi. Nel Genoa incerti Scuravi e Bortolazzi. Milan-Cagliari, arbitro Rosica di Roma, andata 1-1, squalificato il milanista Savicevic. Giocherà Simone, assente mercoledì scorso. Nel Cagliari una sola novità in vista, Herrera al posto di Pancaro. Napoli-Cremonese, arbitro Cinciripini di Ascoli, andata 2-0 per la Cremonese. Nel Napoli solo dubbi tattici legati al brasiliano Cruz, farà il libero o il centrocampista. Nella Cremonese assente Garzia, che verrà sostituito da Gualco. Parma-Padova, arbitro Pellegrino di Barcellona, andata 3-0 per il Parma, rientrerà il portiere Bucci nella squadra giallo-blu, mentre Dino Baggio non sta bene e ha chiesto di non giocare, al suo posto l'argentino Sensini. Il Padova con Franceschetti annunciata, mentre sono in corsa Rosa e Quicchi al centro della difesa. Roma-Inter, arbitro Braschi di Prato, andata 1-0 per la Roma. Qualificati Moriero e Petruzzi nella squadra giallorossa, in forse Fonseca è pronto a giocare, il giovane Totti. Sosa dell'Inter è stato operato al ginocchio e starà fuori per quasi 2 mesi. Sampdoria Reggiana, arbitro Borriello di Mantova, andata 2-0 per la Sampdoria. I blucerchiati senza l'inglese Platt, mentre saranno disponibili Serena e Maspero. La Reggiana priva forse di Gambaro e Mozzini. Rientreranno De Agostini e Sgarbossa. Torino-Lazio, arbitro Bettin di Padova, andata 3-0 per la Lazio, squalificato il laziale Rambaudi, infortunato Bonomi. In campo quindi Negro e Fuser. Il Torino ha perso Rizzitelli, infortunatosi giovedì a Lugano in amichevole, ma sono fuori causa anche Cristallini, Scienza e Sogliano. Pertanto una formazione tutta da decidere. Vediamo adesso la classifica della Serie A: Juventus 39 punti, Parma 36, Lazio e Roma 31, Sampdoria e Milan 28, Fiorentina 27, Bari 26, Cagliari 25, Inter e Foggia 24, Torino 23, Napoli 21, Cremonese 18, Genoa e Padova 17, Reggiana 12 punti, mentre il Brescia ne ha 9. Ricordo che il Genoa e il Milan hanno una partita in meno, dovrebbe essere recuperata mercoledì prossimo, ma ci sono dei dubbi perché dopo quello che è successo al Genoa la data sembra troppo vicina. E adesso parliamo della Serie B. Per quanto concerne il campionato cadetto, difficilissima la trasferta del Piacenza a Cosenza dopo la conferma dei 9 punti di penalizzazione per la società calabrese. L'Udinese andrà a Verona sul campo del Chievo, mentre saranno in trasferta anche Ancona e Andria. E vediamo insieme il programma della Serie B, giunta adesso alla 21esima giornata. Ascoli-Atalanta, andata 0-0.